Un'iniziativa molto bella che alcuni ragazzi, con i docenti ovviamente, hanno realizzato nell'atrio del liceo sperimentale di Maglie. E sono con noi il preside, il professor Giacomo Vergine, e i professori Nicola Cesari e Carmelo Caroppo. E con loro ovviamente alcuni alunni che hanno contribuito alla realizzazione di questo originale presepe che fino ad oggi si è potuto ammirare nell'atrio del liceo sperimentale di Maglie. Sono alunni ad indirizzo artistico, che frequentano l'indirizzo artistico. Cominciamo con una domanda, cerchiamo un po' di approfondire e di conoscere più a fondo i termini con i quali si è venuto fuori questo presepe. Preside, cominciamo da lei. Ecco, ritiene valido questo che la scuola si apra alla società, cioè con questo presepe praticamente la scuola ha voluto mostrare quello che fa e quindi anche portare, dire qualcosa al di fuori di quello che è l'ambiente scolastico. È utile questo? Senza dubbio. Ho aderito con entusiasmo alla iniziativa dei professori Caroppo e del professore Cesari, iniziativa intesa alla realizzazione anche in quest'anno scolastico, dico anche perché la stessa iniziativa è stata realizzata nel decorso anno scolastico, all'iniziativa dei due professori intesa a creare un originale presepe, coinvolgendo naturalmente moltissimi alunni dell'indirizzo artistico. Indubbiamente il presepe, così come altre iniziative promosse dalla scuola e in particolar modo dall'indirizzo artistico della nostra scuola, rappresenta un momento qualificante per quello che può essere il contributo che la scuola può dare effettivamente alla società e a forze sociali diverse. Dal punto di vista prettamente didattico, c'è da sottolineare che il presepe è comunque un momento in cui si lavora sull'immagine, è un momento che non mira esclusivamente alla rappresentazione di un fatto, quale può essere appunto il presepe, com'è il presepe di tradizione oramai consueto e al quale ci siamo abituati a guardare. Il nostro presepe vuole essere soprattutto un momento di aggregazione lavorativa intorno ad un'idea che nella fattispecie in questo particolare momento può essere e anzi rappresentato dalla costruzione di questo presepe, in seguito in futuro speriamo possa essere rappresentato da altre iniziative. Qual è stato il vostro contributo alla realizzazione del laboratorio? Allora, siamo partiti dall'utilizzazione plastica dei materiali di scarto, in quanto non volevamo fare un presepe tradizionale, come lo si può vedere quasi da tutte le parti. Perciò i materiali di scarto erano già una partenza alquanto assai difficile e diversa da quella tradizionale. Quindi siete andati in giro a trovare questo materiale reperibile così, per strada oppure in dove praticamente siete andati alla ricerca di questo materiale? Ci è stato fornito un po' dai bidelli, un po' dai docenti. E durante i giorni di laboratorio abbiamo cercato appunto di riutilizzare questi materiali di scarto per dare alla luce un'opera, una composizione, un gruppo plastico che appunto noi abbiamo chiamato la composizione. E attraverso questa composizione sono tutte delle opere che per vederle si può girare attorno, quindi si può vedere anche il lavoro proprio come è nato, come è cresciuto. E sono tutte delle opere che appunto questa composizione ci fa ritornare in un certo senso ai ricordi della nostra infanzia, queste impronte, queste incisioni nel gesso ci fanno ritornare anche ai ricordi delle vecchie scritture egiziane, dell'architettura egiziana. E poi c'è stato anche un altro gruppo che ha lavorato alla realizzazione dei cavalli. Questi cavalli che naturalmente noi abbiamo identificato con i Re Magi.
E l'idea è nata dal... Questi cavalli, ricordiamo, sono molto alti. Sono molto alti, sì, anche 3,5 metri, mi pare. 2,5 metri. 3,5 metri. 3,5 addirittura. Sì, e appunto questo è stato anche una delle caratteristiche che ha dato più bellezza, più maestosità a tutto il lavoro. Quindi dicevo che questi cavalli, anche questi, con la musica, cioè l'idea del cavallo a tre gambe è nata dal... Cioè dato spunto il fischietto, una statuetta di ceramica, che quindi anche questa è qualcosa di molto tradizionale, quindi come un ritorno all'infanzia, un ritorno a quando eravamo bambini. E poi anche la musica ci ha aiutati in questo senso, in quanto sono delle musiche che... Ecco, a proposito delle musiche, vogliamo ricordare ai nostri amici telespettatori che in ogni statua era posizionato un registratore che diciamo diffondeva una musica particolare per ogni statua. Quindi ogni oggetto naturalmente ha una musica particolare che più si adatta, che più si confà alla funzione che questo oggetto ha nel complesso, nel presepe. Appunto la musica dei cavalli ci suggerisce anche questa, l'idea di un ritorno, di un cammino, di un viaggio ritroso nella nostra memoria, nell'infanzia. La musica del San Giuseppe, come quella del Gesù Bambino, praticamente, che è un brano della Turandot di Puccini, sono musiche che appartengono al mondo della lirica, e noi sappiamo quanto la lirica abbia inciso nella cultura nazionale. E quindi la lirica rappresenta anche, se vogliamo, un mondo di suoni, di parole, di musica che viene ripescata oggi attraverso questo processo della memoria, un po' il processo quello che si fa quando si nobilita il materiale d'uso comune, quindi il materiale di scarto praticamente, no? E viene recuperato per un'iniziativa diversa. Ecco, alla lirica, e così tutti i brani musicali hanno funzionato un po' allo stesso modo, ossia è un recupero generale, no? Un recupero non solamente di materiale di immagini, ma anche un recupero di suoni. Ecco, passiamo il microfono al professor Caroppo, a quale chiediamo il tempo, quanto tempo avete impiegato per realizzare queste opere? Perché sono sotto certi aspetti anche monumentali. Sì, l'iniziativa ha seguito un metodo squisitamente didattico e si tratta, tengo a precisare, di un laboratorio ai fini di costruire un presepe, cioè il tema era il presepe. I tempi necessari sono stati circa di 2 settimane, la finalità era anche di coinvolgere a livello di laboratorio anche i cittadini, i giovani, che purtroppo hanno partecipato direi molto pochi, piuttosto erano degli amici degli stessi alunni, mentre l'anno scorso c'è stata una partecipazione maggiore da parte di giovani della città. Comunque l'obiettivo era quello di aggregare assieme questi giovani, sia della scuola sia che della città, intorno a questo recupero della tradizione del presepe come lavoro insieme, come creatività insieme, che ha posto questi problemi nuovi anche di interpretazione del presepe, no? Perché il giovane ha queste necessità interpretative. Se pensiamo poi a una scuola squisitamente artistica che si pone problemi visivi, in questo caso di sculture vere e proprie, possiamo immaginare quindi quale entusiasmo inventivo è scaturito. Entusiasmo del tipo le dimensioni delle sculture, la velocità di realizzazione, perché ripeto è durato tutto 2 settimane, e quindi la possibilità di verificare questi ragazzi da protagonisti, occasioni quasi mai offerte agli alunni, di poter vedere addirittura la propria opera, ma addirittura anche la propria maschera. Infatti tengo a dire che un gruppo di alunni ha potuto realizzare sui volti di San Giuseppe, se vogliamo dire questa figura, la Madonna e Gesù Bambino, appiccicarci la propria maschera. E quindi è una soddisfazione enorme che, diciamo, che supera i limiti della tradizionale interpretazione del presepe, se vogliamo, raggiunge un po' l'intimo degli stessi operatori, così come forse era l'intimo nella tradizione del presepe inventarsi il presepe in mille forme diverse, come era nella nostra infanzia. Adele. Allora, io ho lavorato al gruppo della Natività, e sono queste figure, queste statue molto grandi, e le abbiamo realizzato con i materiali, con il gesso, materiali molto veloci. Però quello che mi ha colpito di più è stato la visione d'insieme, cioè queste statue che apparentemente
erano messe lì a caso e insieme alla musica, alle luci, al buio, e davano una visione molto suggestiva, molto organica, e tanto da far provare delle forti emozioni a chi lo visitava e a me per prima, che mi sono meravigliata. È da ribadire il fatto che i risultati in questo tipo di esperienza tipicamente didattica non sono da prendere come immagine definitiva, in quanto anche la stessa esperienza didattica, se entrando nell'area vediamo che in un'aula c'è una proiezione delle due di diapositive delle due settimane di lavoro, cioè i risultati sono da prendere insieme nella loro concretezza nel tempo in cui sono stati ottenuti, certo. In quanto voglio dire, la fantasia a cui si è pervenuti, le intersezioni musicali, formali, eccetera, sono il frutto di queste cose, forse un'indicazione di metodo futuro di esporre un'immagine o una composizione, non tanto un risultato da prendere a sé stante come formale. Certo. Altrimenti correremmo il rischio di valutare, diciamo, questo lavoro come un fatto progettuale a priori, certo. Invece è un laboratorio creativo, che è una cosa ben diversa, dove la progettazione va di pari passo all'attività di laboratorio. È giusta questa